Siamo qui al Cine Village Monteverde con Filippo Scicchitano e Francesco Scianna. Eccoli, come state? Molto bene, molto contenti. La sala è pienissima, l'arena è pienissima, quindi ci auguriamo che questo sia l'iter del film durante tutta l'estate. Ah già, speriamo bene. Andate al cinema a vedere Cattiva Coscienza e noi tifiamo per questa cosa qua. Allora, chi è Filippo e chi è Otto? Avete un rapporto molto particolare in questo film, l'uno la coscienza dell'altro. Raccontateci. Allora, io sono Otto e interpreto la coscienza di Filippo nella vita e nel film, e io sono la migliore coscienza di questo mondo altro e racconto l'esperienza di questo personaggio che per delle vicissitudini per la prima volta si ritrova a vivere l'esistenza sulla Terra, perché questo essere qui compie qualche errore secondo la, insomma, me, coscienza, e però in realtà grazie all'errore gli fa un grande regalo. Filippo. Sì, no, Filippo appunto porta poi anche il nome mio, questo personaggio, e diciamo è molto attento a fare sempre la scelta giusta, a essere incorreggibile, però poi ovviamente gli esseri umani sbagliano, fortunatamente, e questa appunto è proprio una fortuna per lui, perché attraverso questi errori e il cortocircuito che accadrà con la mia coscienza, e ci sarà la possibilità di rivoluzionare tutte quelle parti della sua vita che lo rendevano poi infelice. Ci credete in un mondo altro dove ci sono le nostre coscienze? Ma sicuramente io la mia coscienza l'ho sentita tante volte parlare e parla tuttora in modo diverso, ma non credo che ci sia un mondo altro, però insomma il cinema ti consente di raccontare le cose in una maniera anche divertente per poter visualizzare meglio tutto quello che è inafferrabile. Filippo, coscienza o libero arbitrio? Libero arbitrio, sì. Però per amore. Ma fortunatamente poi è proprio l'amore che ci porta a sbagliare, no? Che ci porta. Noi ci imponiamo tantissimo, cioè il controllo che abbiamo sulle cose, poi l'amore scombina tutti i piani, e questo poi è anche quello che prova a raccontare questo film. Ma lancia un messaggio secondo voi, Cattiva Coscienza? Ma no, non credo che sia un messaggio reale, secondo me stimola un invito proprio a vivere la vita con più coraggio, accettando tutte le parti di noi, anche le parti irrazionali, che attraverso l'errore ci fanno crescere, quindi abbracciare l'errore come una possibilità. Sì, non credo che infatti ci sia poi necessariamente un messaggio nel film, forse sì, non lo so, sicuramente noi ci siamo lanciati in questa avventura, abbiamo avuto modo di improvvisare molto, di sentirci, e io spero che poi questo arrivi al pubblico. Per chiudere, la bellezza di questi Cine Village all'aperto, quest'estate la capitale è piena di queste arene? Beh, a me ricorda quando ero piccolo che appunto scoprivo il cinema grazie alle arene, perché andavi lì, mangiavi la bomboniera, insomma era un momento proprio di festa, e quindi poterlo presentare all'arena è stupendo. Sì, io adoro le arene, ci vado continuamente. Se potessi io presenterei continuamente il film nelle arene, però poi non è che c'è questa possibilità purtroppo, però sono molto contento di essere qua. Ciao amici di Spettacolo Mania, ci vediamo al cinema. Ciao a tutti gli amici di Spettacolo Mania. Ciao.